prende la mano e ti porta lontano con sé. La 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 la. E tutto questo è poesia. Louise Glück, mattutino. Vuoi sapere come passo il tempo? Cammino sul prato davanti, fingendo di diserbare. Dovresti sapere che non diserbo mai, in ginocchio, sradicando ciuffi di trifoglio dalle aiole fiorite. In realtà sto cercando coraggio, qualche indizio che la mia vita cambierà, anche se ci vuole un'eternità, scrutando ogni ciuffo per la foglia simbolica. E presto l'estate finisce. Già le foglie ingialliscono, gli alberi malati sempre i primi a mutare. I morenti diventano d'un giallo acceso, mentre pochi uccelli scuri intonano il loro coprifuoco. Vuoi vedere le mie mani? Vuote. Ora, come alla prima nota. O si trattava sempre di continuare senza un segno? Edna St. Vincent Millay, da Exiled, in esilio. Cercando in fondo al cuore la radice del suo dolore, infine l'ho trovata. Di gente e di parole sono stanca, stanca della città. Rimpiango il mare. Dall'acqua sono qui troppo lontana. Vicino all'acqua voglio ritornare. Oggi ci intratteniamo con mio grande piacere sull'opera poetica di due signore americane, Louise Glück e Edna St. Vincent Millay. La prima è un nome che in questi giorni è, insomma, noto a tutti per la recente vincita del premio Nobel. La seconda è una poetessa in vero in Italia ben poco coltivata, che ho tradotto solo io. Louise Glück, nome difficile da pronunciare, pare che si debba dire una U che sembra una I, Glück. Comunque Louise è nata a New York nel 43 da una famiglia di immigrati ebrei ungheresi. Ha avuto un'adolescenza non facile, anche per dei disturbi, forme di anoressia e cose del genere. Ha studiato poesia alla Columbia University, lì ha conosciuto già dei personaggi del mondo poetico di una certa rilevanza, come Leonie Adams e altri, e ha scritto in modo molto originale, ma anche molto appartata dalla cronaca mondana, per cui è rimasta una figura improntata a una grande discrezione, premiata comunque, si può dire che sia un poeta laureato anche già prima del Nobel, perché ha vinto il Pulitzer. Anche Edna St. Vincent Millay, tra l'altro, le accomuna questo premio prestigioso. È stata appunto anche laureata poeta degli USA nei primi anni del 2000, è stata anche premiata alla National Book Award nel 2014, quindi non si può dire che sia una figura sconosciuta o non valutata come grande figura della poesia americana, però, come spesso accade, quasi sempre, l'attribuzione del Nobel ci coglie di sorpresa. La poesia di Louise Glück è una poesia che non potremmo certo definire lirica, cosa che invece facciamo per la Millay. È una poesia estremamente intelligente, è una poesia discorsiva che si sofferma volentieri su questa dimensione del dialogo,
Non a caso l'articolo di Calaverni sul Corriere diceva un Nobel confidenziale. È un tono confidenziale quello dell'Iris selvatico, un libro del 2003 pubblicato da una casa raffinatissima di Varese, che è la Giano Editore, purtroppo oggi non facilmente reperibile. L'Iris Selvatico, dicevamo, è un libro che si può dire abbia un tono confidenziale, discorsivo, in cui la poetessa fa parlare i fiori. Non è certamente la prima a far parlare dei fiori. Da noi abbiamo l'esempio parodistico di Palazzeschi, però abbiamo anche altre opere, c'è un'antologia di poesie di Flora Antonion che dà la parola ai fiori, tante piante costellano la storia della poesia italiana, però il suo è un modo veramente originale di intrecciare perlomeno tre voci diverse in questo giardino in cui parlano appunto i fiori stessi, in una sorta di autopresentazione. Il giardiniere, o meglio, la giardiniera, che è lei, siamo nel Vermont, nella stagione fra la primavera e l'estate, e Dio, il grande padre che dai cieli osserva, vedremo con quali occhi, questo teatrino del giardino di Louise. Indubbiamente questo modo di concepire i fiori, il loro mondo, le loro sofferenze è molto metaforico, è molto simbolico, però il tono, come dicevamo, resta un tono estremamente colloquiale. È come se lei ci parlasse con assoluta disinvoltura e semplicità come atteggiamento del suo giardino. Lei infatti sta coltivando un giardino nella realtà, nel Vermont, in questo preciso momento dell'anno. C'è anche il figlio, c'è anche il marito a tratti, Noah e John, però i dati, chiamiamoli autobiografici, svaniscono un po' di fronte a quelle che sono le riflessioni, l'introspezione dell'indagine e soprattutto questo ambiguo, beffardo nume che sembra governare lo scenario e che è un dio ignoto, un dio a cui peraltro la Gluck si riferisce, permettendosi anche in questo, come la Dickinson, delle confidenze che possono sembrare anche irriverenti, oppure lo fa parlare esprimendosi in toni tutt'altro che simpatici o benevoli o positivi nei confronti del genere umano, perché qui siamo nell'ambito della realtà vegetale, però è chiaro ed evidente, anche se giocato in modi enigmatici, il riferimento al destino umano. L'iris selvatico, è il fiore da cui iniziamo la nostra lettura. At the end of my suffering, there was a door. Hear me out, that which you call death, I remember. L'iris selvatico, alla fine del mio soffrire c'era una porta. Sentimi bene, ciò che chiami morte, lo ricordo. Sopra rumori, rami di pino smossi, poi niente. Il sole debole tremolava sulla superficie secca. È terribile sopravvivere come coscienza sepolta nella terra scura. Poi finì. Ciò che temi, essere un'anima e non poter parlare, finì a un tratto. La terra rigida un poco curvandosi, e quel che mi parve uccelli sfreccianti in cespugli bassi. Tu, che non ricordi passaggio dall'altro mondo, ti dico che seppi parlare di nuovo. Tutto ciò
che ritorna dall'oblio, ritorna per trovare una voce. Dal centro della mia vita venne una grande fontana, ombre blu, blu profondo, su acqua di mare azzurra. È evidente da una prima lettura che ci troviamo di fronte a una poesia che parla di fiori in modo del tutto lontano dal tradizionale modo, così appunto floreale, di tanta letteratura naturalistica. Qui si sta trattando, prendendo come pretesto un fiore, di qualcosa di talmente importante per la vita dell'uomo, come il passaggio da questa realtà ad un'altra, che sembrerebbe di annullamento e che potrebbe essere invece di resurrezione. Il passaggio, tema naturalmente questo dickinsoniano, quando la Dickinson dice: io sono sicura che questo io, che è consapevole del cambiamento delle stagioni, sarà anche consapevole di quel momento del passaggio da questa realtà all'altra. Attraverso l'avventura metafisica dell'Iris, che ci sta raccontando come ha temuto il nulla e poi si è accorto che stava ancora zampillando vita, noi entriamo in contatto con una grande universale verità. Questo è uno degli esempi, questo testo costituisce uno degli esempi più metafisici, metaforici. Altri sono molto più, diciamo, semplici, ma mai di una semplicità corriva o banale. Lamium, così si vive quando si ha un cuore freddo, come me, fra ombre, serpeggiando sulla roccia fresca. Sotto i grandi aceri, il sole quasi non mi tocca. A volte lo vedo a inizio primavera sorgere lontanissimo, poi le foglie gli crescono sopra, nascondendolo completamente. Lo sento brillare fra le foglie, imprevedibile, come qualcuno che batta un cucchiaio metallico sul lato di un bicchiere. Non tutte le cose vive richiedono luce. Nella stessa misura, alcuni di noi si fanno luce da soli, una foglia d'argento come un sentiero che nessuno può usare, un breve lago d'argento nell'oscurità sotto i grandi aceri. Ma questo lo sai già. Tu e gli altri che pensate di vivere per la verità e di conseguenza amate tutto ciò che è freddo. L'aggettivo cold in questo testo è nel primo verso e nell'ultimo, con una circolarità che forse non è calcolata e proprio per questo si rivela perfetta. Il freddo è un elemento molto più presente nella poesia di Gluck che il caldo, il calore. Certo, qui ci troviamo anche come geografia nel Vermont, e quindi non è certo un paese in cui domini il sole. Vedremo tutto l'opposto nella poesia della Millay, che è legata al Maine, quindi tutta un'altra atmosfera. I legami tra elemento climatico e personalità, addirittura linguaggio poetico, sono sempre dei legami forti. Qui Louise ci parla, fa parlare il Lamium, questo fiore che è un po' simile all'ortica e che si spande con molta facilità, ma che ha in sé qualche cosa di gelido, fra ombre, serpeggiando sulla roccia fresca sotto i grandi aceri, e ci tiene a specificare la sua lontananza dal sole. Lo vedo solo lontanissimo. Brillare tra le foglie, addirittura passando dal visivo all'acustico, come qualcuno che batte un cucchiaio metallico sul lato di un bicchiere. Quindi ci accorgiamo che la poesia di Louise Gluck è una poesia estremamente acuta, direi acuminata, e lontana da qualsiasi compiacimento estetico
ovviamente da qualsiasi orpello o ornamento. È una poesia che ci fa sentire il vibrare della vita nelle piante, nei fiori, come qualcosa di spesso doloroso. Nel giardino di Louise compaiono e si muovono anche forme umane. A volte sono quelle di cui viene anche detto il nome, del marito e del figlio, Noah e John. Altre volte non viene specificato di chi si tratti, come in questo caso, il giardino. Non potrei rifarlo, riesco appena a guardarlo. Nel giardino, nella piovigine, la giovane coppia che pianta un solco di piselli, come se nessuno l'avesse mai fatto prima. Le grandi difficoltà non fossero mai state affrontate e risolte. Non possono vedersi nel terriccio fresco, alzandosi senza prospettiva, con dietro le colline verde pallido, annuvolate di fiori. Lei vuole smettere, lui vuole arrivare alla fine, tenersi stretto all'oggetto. Guardatela. Gli tocca la guancia per fare la pace, le dita fresche di pioggia primaverile. Nell'erba rada, esplosioni di crochi viola. Persino qui, persino all'inizio dell'amore, la sua mano, lasciando la faccia di lui, compone un'immagine di partenza. E pensano che sono liberi di ignorare questa tristezza. La tristezza, l'amarezza, sono sensazioni che compaiono molto spesso in questo libretto, dove il diminutivo ha il valore di libellum di Catullo, in questo grazioso libro non di lunga estensione, e ci accorgiamo che la visione della vita di Louise è tutt'altro che di energia e di entusiasmo. La visione della vita di Louise Gluck assomiglia piuttosto a quella di Leopardi. Viene in mente quella famosa pagina dello Zibaldone: entrate in un giardino in qualsiasi stagione dell'anno e vi sembrerà inizialmente un teatro di gioia, di meravigliosa armonia. Poi, guardando meglio, ci accorgiamo che gli steli sono calpestati dai passi di qualcuno, che le api suggono il miele, provocando molto dolore al fiore, eccetera, eccetera. Qui però, in questo testo che ho letto, sono due figure umane che si muovono, non i fiori, che in questo caso sono il referente, cioè sono l'oggetto del loro operare, in cui si esprime la distanza, la diversità, non l'unione. Uno vuole smettere, l'altro vuole arrivare alla fine e serpeggia quasi dai fiori stessi di cui loro si stanno occupando, quella terribile realtà della lontananza fra due esseri umani, anche fra due esseri umani che si amano each other, e questa sadness che si sono liberi comunque di ignorare. Il rapporto fra natura e divinità, fra essere umano e essere divino, essere umano e natura sono dosati in un modo perfetto in quest'antologia, scandita da tempi che si ripetono con Mattutino e Vespro, più di una poesia si intitola Mattutino e Vespro, in una specie di controcanto, o contrappunto di danza fra l'una, l'altra e l'altra sezione. Quindi c'è anche un tempo che viene scandito. Ricordiamo le onde di Virginia Woolf, in cui il tempo viene scandito dalla descrizione della luce dall'alba al tramonto. Dio non è molto benevolo, non sembra molto benevolo quando parla alle sue creature.
si tratta di fiori, ma per estensione anche di esseri umani. Quando vi ho fatti, vi amavo. Ora vi compatisco. Vi ho dato quanto serviva: letto di terra, lenzuolo d'aria blu. Mentre mi allontano da voi, vi vedo più chiaramente. A quest'ora le vostre anime avrebbero dovuto essere immense, non quel che sono, piccole cose vocianti. Vi ho dato ogni dono, blu del mattino primaverile, tempo che non sapevate come usare. Volevate di più, l'unico dono riservato a un'altra creazione. Qualsiasi cosa abbiate sperato, non troverete voi stessi nel giardino, fra le piante che crescono. Le vostre vite non sono circolari come le loro. Le vostre vite sono il volo dell'uccello che inizia e finisce nell'immobilità. Che inizia e finisce, forma che riflette quest'arco dalla betulla bianca al melo. Nel testo che abbiamo letto, Vento Calante, Dio, che non si presenta certo come il buon padre del cielo, si rivolge agli uomini in tono non molto benevolo, li sta rimproverando, sta dicendo che ha dato loro tutto quello di cui avrebbero avuto bisogno, non soltanto perché Adamo, che effettivamente ci può apparire un idiota, gli ha disubbidito subito, ma si riferisce anche al modo in cui gli esseri umani hanno condotto la propria evoluzione nei secoli dei secoli fino ad oggi. La visione della vita di Louis Gluck non è certamente la visione del genere umano, una visione, per usare un vocabolo banale, positiva. Quindi non siamo come il leopardi che rimprovera la natura matrigna dell'infelicità umana. Qui Dio sta dicendo, o perlomeno lei qua ci sta facendo ascoltare il punto di vista di Dio. Dice agli uomini che sono diventati delle small talking things, mentre le loro anime avrebbero dovuto essere, by now, immense. È un chiaro rimprovero al comportamento del genere umano. Voi non troverete mai voi stessi nel giardino, fra le piante che crescono, qualsiasi cosa abbiate sperato. È come se volesse far capire agli uomini che il loro essere, la qualità del loro essere, non è come quella, è ovvio, delle piante, per le quali in fondo una rigenerazione è sempre possibile. E quindi ci troviamo di fronte ad una certa amarezza. Come negare che la poesia di Louis Gluck sia una poesia amara? Lo è. Nello stesso tempo c'è questa brillante intuizione di ciò che si nasconde nel regno della natura e la capacità di mettere a fuoco queste verità nascoste con immagini di grande potenza. Quindi è una poesia indubbiamente importante. Che il suo fraseggio manchi di lirismo è ovvio, ma siamo negli anni in cui, anche in America, la dimensione lirica va decadendo. Vedremo invece nella Millay la resistenza della musa lirica. La Millay muore nel 50, 7 anni dopo che Louise è nata, quindi Louise vive in un'altra stagione, anche dal punto di vista della storia letteraria e della poesia. È una musa severa, ironica, spietata, non sorretta da una fede né da una energia che potrebbero garantire, permettere
un messaggio più rincuorante per il lettore, ma non è questo che naturalmente deve prefiggersi per forza la poesia. Io la vedo più simile alla Zimborska che ad altre figure poetiche sue contemporanee. La Zimborska che ha questa ironia tagliente e questa capacità al contempo di riflessione in un linguaggio colloquiale. Il bello è non avere una mente. Sentimenti. Oh, quelli ce li ho, mi governano. Ho un signore in cielo chiamato Sole e mi apro per lui, mostrandogli il fuoco del mio cuore, fuoco come la sua presenza. Cosa potrebbe essere tanta gloria se non un cuore? Oh, miei fratelli e sorelle, eravate come me una volta, molto tempo fa, prima che foste umani. Vi permettevate di aprirvi una volta, voi che non vi sareste aperti mai più, perché in verità sto parlando ora come fate voi. Parlo perché sono spezzato. Sono testi che fanno riflettere molto e meritano più letture. Qui addirittura si sta parlando della difficoltà, se non incapacità, da parte del genere umano, da parte dell'uomo, di aprirsi, se non in seguito a una sorta di spaccatura del suo io. Il papavero dice: io adesso sono come voi, vi parlo perché sono stato spezzato. C'è mai stato un tempo in cui eravate come me, in grado di sentire senza bisogno di parlare, in modo falso, perché la parola è sempre un limite? E quindi siamo di fronte alla esaltazione, più o meno esplicitamente espressa, della superiorità di uno status che non è quello umano, ma è quello della pietra, della roccia e delle piante, in cui non c'è spazio per la contraddizione e per il travaglio. Come dire, i fiori sbocciano, gli uomini non ne sono capaci. E c'è ancora una volta una profonda amarezza per questa incapacità del genere umano di essere qualcosa di semplice e completo. La nostalgia di una stagione immobile, immemoriale, limbale, è presente anche nel testo che sto per leggere, The Doorway, il portone. Volevo restare com'ero. Ferma, come il mondo non è mai fermo, non a mezza estate, ma l'attimo prima che il primo fiore si formi, l'attimo che nulla è ancora passato. Non mezza estate, l'inebriante, ma tarda primavera, l'erba non ancora alta al bordo del giardino, i precoci tulipani che cominciano a schiudersi, come una bambina che indugia su un portone, osservando gli altri, quelli che precedono, un teso ammasso di membra, conscia dei fallimenti altrui, i pubblici passi falsi, con la sprezzante fiducia giovanile nella forza imminente, preparandosi a sconfiggere queste debolezze, a non cedere a nulla, il tempo immediatamente precedente la fioritura, l'epoca della maestria, prima dell'apparizione del dono, prima del possesso. Qui è molto chiaro ciò che viene detto. Non ci sono difficili metafore. Lo dice in modo chiarissimo. Io volevo essere, per sempre, in quel momento, in quella stagione, specifica anche quale dell'anno, tarda primavera. Prima della fioritura, è vero che lo sbocciare è il momento più bello,
di una vita, ma subito dopo c'è la sfioritura, e anche questo è Leopardi. Io volevo essere in quel momento del beginning e rimanervi prima del possesso, before possession. Quindi ogni tanto ci sono anche queste confessioni dirette. Vespro, una volta credevo in te, piantai un fico, qui in Vermont, terra senza estate. Era una prova. Se l'albero sopravviveva, voleva dire che esistevi. Secondo questa logica, non esisti. O esisti esclusivamente in climi più caldi, la fervente Sicilia, il Messico, la California, dove si coltiva l'inimmaginabile albicocca e la fragile pesca. Forse vedono la tua faccia in Sicilia, qui a stento vediamo l'urlo della tua veste. Devo disciplinarmi per dividere con John e Noah il raccolto di pomodori. Se c'è giustizia in qualche altro mondo, quelli come me, che la natura costringe a vite di astinenza, dovrebbero avere la parte del leone, di ogni cosa, ogni oggetto di fame, l'avidità essendo lode di te. E nessuno loda più intensamente di me. Con desiderio più dolorosamente bloccato o più merita di sedere alla tua destra, se esiste, saziandomi del fico perituro, immortale, che non si può trapiantare. Anche qui il discorso è molto diretto e anche tremendamente sincero ed è l'io che parla a Dio. Come si è visto prima, Dio parlava nei confronti dell'essere umano e direttamente all'essere umano in termini di rimprovero. Qui è un essere umano che, per così dire, rilancia la palla al Dio che l'ha, diciamo così, rimproverato, difendendo le proprie difendibilissime ragioni. E c'è ancora una volta la contrapposizione fra freddo e caldo. Il Vermont è una terra senza estate. Country of no summer. La Sicilia e le altre località che vengono poi per contrasto nominate sono le terre del caldo. E lei ironicamente, causticamente dice: ma allora Dio, tu sei solo là, non da noi. Aprile. No one's despair is like my despair è il verso in corsivo che introduce la poesia. Nessuna disperazione è come la mia disperazione. Non avete luogo in questo giardino di pensare cose simili, producendo i fastidiosi segni esterni. L'uomo che diserba cocciuto tutta una foresta, la donna che zoppica, rifiutando di cambiare vestito o lavarsi i capelli. Credete che mi importi se vi parlate? Mi aspettavo di più da due creature che furono dotate di mente, se non che aveste davvero dell'affetto reciproco, almeno che capiste che il dolore è distribuito fra voi, fra tutta la vostra specie, perché io possa riconoscervi come il blu scuro marchia la scilla selvatica, il bianco la viola di bosco. Anche qui il tono è teso e non si risparmiano i colpi. È ancora Dio che parla alle menti che dovrebbero pensare. Questi testi possono farci pensare anche alla tradizione puritana religiosa di certa poesia americana, a partire da Anne Bradstreet, ma anche a Wallace Stevens, altro pilastro della nuova poesia americana del Novecento. I testi che ho letto sono tutti della edizione Giano, tradotti da Massimo Bacigalupo. L'altra raccolta è L'Averno. E anche quella presto in Italia circolerà sicuramente. Buona meditazione, perché dopo delle poesie così heavy, così hard e così strong, non si può fare a meno di meditare.
e quindi vi concedo per ora un minuto. The 2nd April, spring. A che scopo ritorni ancora? Aprile. La bellezza non è sufficiente. Non puoi blandirmi più con il rossore di foglioline tenaci. Io so quello che so. Il sole è caldo sul mio collo e osservo i cimelli del croco. Ha un buon odore la terra. La morte sembra proprio non esista, ma ha un senso tutto ciò. Non solamente sottoterra, i cervelli degli uomini sono rosi dai vermi. La vita in sé non è davvero nulla, calice vuoto, scala senza stuoia. Non basta che ogni anno, giù da questa collina, aprile venga come un idiota a balbettare. E da spargere fiori. I know what I know. Dalla terra senza estate del Vermont di Louis Gluck, passiamo ad una terra decisamente diversa, che è la radiosa costiera del Maine. Un po' di anni prima degli anni di cui abbiamo parlato. A proposito della poetessa precedente, Edna St. Vincent Millay nasce il 22 febbraio del 1892 a Rockland, una città, un paese che si trova sotto la barriera montuosa del Megantic e sul mare. La costiera del Maine è una costiera luminosissima, dalla luce quasi abbagliante. E con una dimensione del genere ci troviamo, anche a livello poetico, leggendo le poesie di Edna St. Vincent Millay. St. Vincent è un nome che ci stupisce, no? Perché non è un cognome. Era il modo in cui la mamma di Edna, Cora Buzzell Millay, ha voluto che Edna si chiamasse. Oltre a Edna, St. Vincent, dal nome addirittura dell'ospedale dove era stato curato molto bene, evidentemente, un suo carissimo fratello della mamma. La figura della madre è nella vita di Edna fondamentale, è una donna intelligentissima che ha sempre capito la genialità della figlia e l'ha sempre, diciamo, incoraggiata nella sua carriera, lo riconosce Edna stessa. Io devo a te il mio essere poeta. Le sorelle anche sono legate molto a Edna. È una famiglia tutta femminile dopo che hanno eliminato il padre. La madre Cora, da un certo punto in avanti della sua vita, non ha più tollerato le, chiamiamole, inadempienze del coniuge, che era tra l'altro un uomo tutt'altro che privo di fascino e di intelletto, ma era poco affidabile. Sono rimaste lei e le sue tre figlie in queste piccole case, hanno cambiato spesso abitazione, sempre sulla costa del Maine, prevalentemente a Camden. La vita di Edna è scorsa piuttosto serena in questa meravigliosa cornice dal punto di vista della natura, il mare, sempre presente nella sua poesia, finché una sera in cui Edna, diciottenne, invitata dalla sorella a leggere un suo poema, un poemetto straordinario che aveva composto appunto in giovanissima età, invitata dalla sorella a leggerlo in questa specie di bettola, in questo oggi lo chiamerebbero pub, dove lavorava sua sorella, nel pubblico, essendoci una signorina di nome Carolyn Dow, che era la direttrice di un'associazione culturale femminile, questa Carolyn Dow comprese subito il genio di Edna, perché di genio si trattava. E
l'aiutò a entrare nel gotha culturale di quegli anni, Harvard come college, e poi con tutte le persone che era giusto che lei conoscesse, Miss Dow operò perché gli incontri avvenissero. Al college dove Edna si trova non si comporta certo da allieva modello, si fa anche molto rimproverare per alcune originalità che si concede. La commedia da lei scritta e rappresentata suscita un certo scandalo perché allude chiaramente all'amore omoerotico, e però c'è sempre la Miss Dow, il suo angelo custode, che la protegge e non la fa mai espellere dal collegio. E i contatti successivi, anche con il sesso maschile, con cui lei ha avuto sempre notevoli difficoltà, poi però danno frutti, ottimi risultati, e ha una serie di lovers, insomma, anche nel mondo dei commediografi e degli scrittori. La sua vita diventa ben presto la vita di una poetessa molto amata, riconosciuta per esempio dai giovani del Greenwich Village, i giovani intellettuali ribelli di quegli anni, come un'icona, come un modello per la sua spregiudicatezza e brillantezza. La vita di Edna St. Vincent Millay è sicuramente una vita tutt'altro che stanziale, è molto movimentata, viaggi dappertutto come conferenziera itinerante, dicevamo, in compagnia della madre molto spesso, Roma, Albania, Montenegro, Vienna, Parigi, è stata in molti molti luoghi e si è mossa sempre con grande piacere, però il suo desiderio più intimo e profondo è quello di restare a contatto col mare. Ecco che nella poesia Exiled lo dice esplicitamente: cercando in fondo al cuore la radice del suo dolore, infine l'ho trovata, di gente e di parole. Sono stanca, stanca della città. Rimpiango il mare, quella vischiosa, salata dolcezza del vento freddo e degli spruzzi d'acqua, il suono forte e quello sussurrato della possente risacca ogni giorno, sempre dinanzi all'usciolo il segnale stampato nella sabbia di dove giunge il mare, i trucioli di legno trascinati, l'alga odorosa dal color di porpora, accilio d'onde il mattino e la sera a scuoter via la sabbia dalle scarpe, e ora, imprigionata in grattacieli, da frastuoni assediata e luci ostili, sentire lo stridio dei verdi pali sotto il molo da raffiche squassato, rivedere i barili galleggianti e i neri festoni delle dighe, i mitili muschiosi che costellano gli scafi marci e screpolati, udire ancora il grido affamato e dolente dei gabbiani che vorticano in cielo, udire la capanna cigolare al risalire dell'alta marea, e temere il ritorno della piena, la campana che suona nella nebbia, la mia felicità, così felice, sulla costa del Maine ero ogni giorno di toccare, di stringere, ho bisogno, conchiglie nella mano, ancore e barche. Sarei felice, mai più lo sono stata, mai davvero da quando venni qui. Dall'acqua sono qui, troppo lontana. Vicino all'acqua voglio ritornare. E all'acqua ritornano molte altre sue poesie. Alga di mare, non conta quel che dico. Tutto quello che amo per davvero è la pioggia che scroscia sulla baia, l'alga marina negli anfratti, i bianchi molluschi tintinnanti sulla linea della marea, la traccia lieve di più alte maree lungo la spiaggia. Nulla di tutto ciò dove ora sono. Il contrasto fra il mare tanto amato e la città di New York, nella fattispecie, in cui si trova a vivere, è qualcosa che si ripete, è un leitmotiv della sua poesia. Anche per quanto riguarda la propria sepoltura, la desidererebbe nel mare. Sepoltura, il mio corpo nel mare ha da morire. La sua tomba non vuole nella terra di 7 piedi pari alla sua altezza, ma sopra sé soltanto l'acqua e l'onda. E la mia carne, pesci orrendi mordano.
di quei pesci che a un vivo fan paura. E ancora fresca e soda mi divorino, senza aspettare un anno dalla morte. Ecco, l'elemento della vitalità, come l'acqua, si contrappone alla poesia della Gluck, proprio all'opposto siamo. Nella Gluck era la terra l'elemento di riferimento, qui è sempre l'acqua. Nella Gluck era un certo cupo tedio, una cupa amarezza. Nella Millet è una prorompente, zampillante energia vitale. E tuttavia il male si annida anche in un'anima così luminosa, in una così radiosa identità. Purtroppo, nella vita di Edna, benché abbia avuto tutto ciò che si potrebbe considerare desiderabile, c'è come un tarlo che la rode. Alla morte della madre ha una depressione, cade in una depressione fortissima, dalla quale non si rialzerà più. La sua grande fortuna è però l'incontro in casa di un'amica di questo commerciante di caffè e zucchero, un olandese simpaticissimo, che si chiama Eugène Boissevin, che la sposerà. Riuscirà a mai imbrigliare con redini di sorta questa puledra selvaggia, perché lei è una puledra selvaggia, ma a garantirle una serenità continua, pur lasciandola, anzi, proprio perché la lascia, estremamente libera. Con Eugène andrà a vivere a Steppeltorp, il nome ad Austerlitz, il nome di una tenuta che tengono a battesimo loro dopo averla ricostruita e arricchita di un gran numero di cose, ma soprattutto di animali. Lascia un po' perplesso il visitatore il busto di Saffo all'ingresso, ma è un ambiente talmente vivace che a Edna può arrecare serenità, anche se manca purtroppo il mare. La poesia di Edna St. Vincent Millay ha forse tre costanti, tematiche ricorrenti e anche toni diversi. Una è la dimensione squisitamente lirica, del sentimento, dell'esigenza d'amore, sempre un amore molto difficile da trattenere, data la sua natura estremamente incostante e anche l'immensità delle sue richieste, delle sue pretese. E qui c'è la dimensione lirica, il registro melodico. Ricordiamoci che Edna è una delle più brave scrittrici, compositrici di sonetti shakespeariani, che però sono conditi da un'ironia e da un sarcasmo talvolta disorientanti. Poi c'è il registro frivolo, sarcastico, ironico, di un'ironia anche feroce. E infine c'è la dimensione meditativa, non di rado anche inerente alla condizione, storica e sociale in cui si trova a vivere. E quindi è una poetessa completa nella quale troviamo soprattutto una gioiosità a livello di predisposizione, mai però totalmente soddisfatta dal punto di vista dei fatti e delle cose umane che, come a tutti i viventi, accadono anche a lei. In L'amore non è cieco, che è il primo libro di Edna che ho tradotto nel 2001 per l'editore Crocetti, ci sono anche poesiole, qualcuno potrebbe dire, molto leggere. Sono quelle che piacevano enormemente ai giovani del Greenwich Village. Fra le tante vi leggo Il filosofo. Cosa sarai mai tu che ti desidero da rimanere insonne tante notti, quanti giorni che esistono, a piangere per te? Cosa sarai mai tu che se mi manchi nell'intreccio dei giorni, io resto sempre intenta al vento e fissa alla parete? Conosco un uomo di migliore tempra e almeno 20 altrettanto gentili.
Che cos'hai di speciale tu per essere il solo che possieda la mia mente? Le donne non ragionano, si sa, lo dicono anche i saggi. Ed io che cosa sono perché debba amare in modo giusto e razionale? Il tono è quello dei Little Songs di Dorothy Parker. Dorothy Parker è una poetessa che si è sempre molto sottovalutata da se stessa, dico. Era molto insicura del proprio valore come poeta. Ha sempre scritto più racconti che poesie. Ma nelle poesie assomiglia molto a Edna. Giovedì, ed anche se tamai mercoledì, a te che cosa importa? Non ti amo giovedì, è ancora più vero. E che tu venga ora a lamentarti è più di quanto io possa capire. Mercoledì t'amavo, d'accordo, ma cosa me ne importa? È chiaro che qui siamo a livello di Little Song. È chiaro che la Edna più grande è quando è più elegiaca e quando è più profonda. Dal punto di vista dell'elegia, ci sono quei bellissimi componimenti scritti in morte della sua compagna di collegio. Coro: Give away your gowns, give away your shoes. She has no more use for her fragrant gowns. Take them all down, blue, green, blue, lilac, pink, blue, from their padded hangers. She will dance no more in her narrow shoes. Sweep her narrow shoes from the closet floor. Date via le sue gonne, date via le sue scarpe. Non avrà più bisogno di vesti profumate. Tiratele giù tutte, la blu, la verde, la blu, la lilla, la rosa, la blu, dalle grucce imbottite. Non danzerà mai più nelle scarpette snelle. Fatele scomparire dall'armadio. Preghiera a Persefone. E tu per lei, Persefone, dovrai essere tutto quello che io non posso. Prendi il suo capo sulle tue ginocchia. Lei che era così libera e selvaggia, così fiera, arrogante, irriverente. Lei che di me nessun bisogno aveva. È una piccola bimba tutta sola, smarritasi nell'Ade. Tu, Persefone, prendi il suo capo sulle tue ginocchia. Mia cara, cara, dille poi così, non c'è da aver tanta paura qui. Giovinetti e fanciulle che l'amaste, è ora tempo di piangere per voi. Ciò che di lei amavate giace qui. Volta a terra la fronte arrogante e la lingua pungente castigata, è ora tempo di piangere per voi. Cantate tutti i canti che potete, intrecciate ghirlande senza fine. Per la vostra compagna morta giovane, per un'anima estinta nella morte. Giovinetti e fanciulle che l'amaste, ciò che di lei amavate giace qui. Più spesso ritorna anche in questa stagione giovanile al tono scherzoso. In amore, Erdana, che sa toccare tutte le corde dei sentimenti umani, oscilla fra lo struggente e il caustico. Un esempio emblematico di caustico, tono caustico, è il vero incontro. Al timido occhieggiare d'ogni pecora, al lupo astuto il mio cuore gridava e l'intero contado risvegliava. Al lupo, subito ad accorrere i buoni vicini in mio aiuto, recando badigli e forconi. Il mio grido a distanza era ormai noto, per questo ero sempre salvata. Il lupo vero lo incontrai da sola e fui tranquillamente divorata. I sonetti ci presentano sicuramente la Edna a livello più alto della sua poesia. Anche qua c'è ogni tanto un po' di perfidia, la perfidia che troviamo ad esempio in un testo in cui immagina che d'un tratto lei venga a sapere della morte del suo partner e le sue reazioni non sono quelle certo che si aspetterebbe una lettrice di poesie d'amore. Se in un modo del tutto casuale
fossi informata della tua scomparsa, se ai titoli di fondo del giornale del mio vicino in metropolitana io leggessi che all'angolo del viale, notizia di frequenza quotidiana, un uomo che risulti essere tu è stato ucciso oggi a mezzogiorno, non griderei, non urlerei di certo, né in quel luogo mi torcerei le mani, solo con più interesse osserverei le luci in corsa della mia stazione, o forse gli occhi leverei e più attenta leggerei di pellicce e acconciature. Bluebird, Barba Blu, è una poesia in cui esprime il suo senso di disapprovazione totale che il partner abbia voluto aprire una porta di lei che voleva restasse chiusa. Questa porta tu non dovevi aprirla. L'hai fatto. Entra dunque ed osserva quale misero inganno ti ha tradito. Qui non tesori nascosti o caldaie, specchi di verità, teste di donne mozze per le tue brame o spasimi d'angoscia, ma solo quel che vedi. Guarda ancora, una camera vuota, disadorna, tele di ragno. Ed io l'avevo chiusa in me, perché nessuno la scoprisse. Mi hai profanato tanto quando sei strisciato alla sua soglia questa notte che non dovrò mai più guardarti in viso. Adesso è tua. Io cerco un altro posto. Tra breve io ti scorderò, mio caro, perciò assapora il tuo piccolo giorno, mese o semestre, e godi quanto puoi. Sia che ti scordi o ti lasci o Dio muoia, tra di noi finirà. Col tempo, dico, ti dimenticherò. Comunque ora, se mi incanti con splendide menzogne, ti assicuro la mia miglior promessa. Anch'io vorrei che gli amori durassero e non fossero inezi e i giuramenti. Ma tant'è, la natura si è ingegnata fin qui di perpetuarsi senza sosta, che noi troviamo o no quel che cerchiamo. È biologicamente irrilevante. Cinismo? Sì. Si può parlare di cinismo, prima dicevo frivolezza, ma c'è anche la Edna estremamente tenera, struggente, quando si rivolge ad amori che anche per lei sono stati immortali. Non è che tutti gli amori di cui parla siano amori così effimeri. Ad esempio, questo sonetto meraviglioso. Ti ricorda di te l'umida terra di primavera, con tutti i suoi fiori, le strade polverose, i cardi e il lento crescere della tonda luna e tutte le gole che cantarono d'estate, le ali in partenza, i nidi, i rami spogli, i venti che soffiarono ogni tempo e le tempeste di quattro stagioni. Tu non vai più col tuo passo di gloria sui sentieri dell'alba e della bruma. Non vegli al vento, non ascolti il palpito di invisibili ali alte nell'aria. Qualcosa in più, che giovane e gentile eri tu, l'anno intero ti ricorda. Non sappiamo se questa poesia, perlomeno io non lo so, sia dedicata a un amore o non piuttosto al grande amore della sua vita che è sua madre. Alla madre è dedicata invece esplicitamente una poesia che troviamo nel volume appena uscito da Crocetti, Poesie, Edna St. Vincent Millay, Il coraggio di mia madre. Il coraggio che aveva mia madre se ne andò insieme a lei per non tornare. Una roccia scavata nel New England, ora granito in colle di granito. La spilla d'oro al seno di mia madre, a me la lasciò da indossare. Non ho possesso più prezioso, eppure è un dono di cui a meno potrei fare. Oh, se invece m'avesse lasciato quello che nella tomba si portò, quel coraggio di roccia di cui lei non ha ora bisogno, e io ne ho. Come notiamo, il tono è estremamente comunicativo.
siamo lontani dalla dimensione della poetessa che abbiamo letto nella parte precedente del nostro incontro. Qui la poesia è essenzialmente lirica, è un'onda melodica, e come tale arriva al cuore e all'orecchio. È più commovente che tale da indurre meditazioni. Renaissance è il titolo di un poemetto, quello a cui alludevo all'inizio, che Edna ha composto giovanissima. È un testo che non possiamo leggere per intero perché è troppo lungo, incredibilmente ignorato dai traduttori italiani, e che finalmente ha la sua rinascita. Dalla mia postazione di vedetta scorgevo solo tre montagne e un bosco. Poi mi volsi e scrutai nell'altro senso, e tre isole vidi in una baia. Con gli occhi giunsi all'orizzonte, linea sottile, fine, dritta tutto intorno, di nuovo al punto ritornai da dove ero partita con lo sguardo, e vidi null'altro ancora che montagne e bosco. Altro non m'era dato di vedere, era questo soltanto a circondarmi, montagne e bosco, ma così vicini parevano che quasi con la mano avrei potuto toccarli, pensai, da dove mi trovavo. Ed improvviso tutto mi parve piccolo, il respiro s'attenuava e quasi si spegneva. Ma certo, mi dicevo, è grande il cielo, per miglia e miglia sovrasta il mio capo. Mi stenderò per terra e con lo sguardo percorrerò quanto più posso il cielo. Così scrutai e mi accorsi, dopo tutto, che il cielo no, non era così alto. Mi dissi, il cielo sì, deve fermarsi da qualche parte, e ne vidi la fine. Non è poi così grande neanche il cielo, pensai, posso toccarlo con la mano, e levandola per toccare il vuoto, gridai. Sentivo il cielo in mano. Questo è l'incipit di un poema grandioso che in un certo senso può essere considerato all'opposto dell'infinito di Leopardi. Mentre Leopardi si finge nel pensiero l'infinito, accade qui il contrario. Edna lo raggiunge con la mano e lo trova piccolo. Dovendo vivere, poiché sente in sé l'infinito raggiunto e in sé conchiuso, tutti i dolori del mondo, se ne sente stremata e invoca la liberazione dall'infinito, che è qui inteso come infinito non solo aperon, ma che comprende tutte le sciagure umane. E poi riuscirà a cucire insieme l'est e l'ovest, immagine piuttosto dickinsoniana, ancora una volta la Dickinson, e a mantenere un accettabile equilibrio. Poesia metafisica più pregnante che mai, composta più o meno alla stessa età in cui il nostro Leopardi compone l'infinito. La vita di Edna negli ultimi anni non è molto serena. Le tempeste che la agitano non hanno la bellezza delle tempeste del suo mare, ma la mettono a dura prova. A Steepletop, dove tutto sommato si trova abbastanza bene, nonostante la lontananza dal mare, è una notte del 1950, dopo aver vegliato molte ore nella traduzione in inglese di Virgilio, stava traducendo il poeta latino, autore dell'Eneide, e aver bevuto forse un po' troppo, scendendo dalle scale scivola e purtroppo la caduta le si rivela mortale. Così ci lascia con la leggerezza che in fondo ha costituito tutto il suo modo di concepire la vita, una poetessa ignorata in Italia e di estremo valore, Edna St. Vincent Millay, per la quale l'epitaffio più adatto è, secondo me, la quartina che pongo per l'appunto all'inizio del volume già citato. The world and I
are young, never on lips of men, never since time began has gladder song been sung. Il mondo e io siamo giovani, giammai su labbra d'uomo, giammai da che è iniziato il tempo, un più felice canto fu cantato.